Buonasera e benvenuti alla nostra storia. Vedremo delle immagini bellissime che ci arrivano direttamente dalla Monte Rosa. Parleremo della capanna Regina Margherita, che si trova dato il rifugio più alto d'Europa, che si trova a 4.554 metri per essere precisi, e viene utilizzato anche per ricerche a carattere scientifico. Nei primi anni 2000 i ricercatori dell'Istituto Oxologico Italiano sono rimasti in quota per oltre una settimana con alcuni volontari per svolgere alcune ricerche scientifiche legate alla cura del sonno. Quindi andiamo a vedere questo documentario e poi proseguiremo invece con un documentario dedicato alla migrazione degli uccelli. Vediamo prima la capanna Margherita. L'Istituto Oxologico Italiano, costantemente impegnato nella ricerca oltre che nella clinica, ha temporaneamente trasferito un gruppo di ricercatori e di strumentazioni presso il tetto d'Europa, la Capanna Margherita, sul Monte Rosa, a 4.560 metri di altitudine. La ricerca, che si è svolta dalla fine di agosto alla metà di settembre 2003, aveva lo scopo di raccogliere dati sulle conseguenze che la carenza di ossigeno ha sul corpo umano. La capanna Margherita è così diventata per due settimane un vero e proprio laboratorio di ricerca, all'interno del quale i clinici dell'istituto hanno potuto svolgere tutta una serie di indagini strumentali e di analisi su un gruppo di volontari, allo scopo di capire che ruolo giochi l'ipossia, la carenza di ossigeno, nel determinare e nell'aggravare tutta una serie di affezioni, che vanno dall'obesità grave alle patologie cardiovascolari e respiratorie, dalle malattie neurodegenerative agli stessi processi di invecchiamento. Lo studio, frutto della stretta collaborazione tra endocrinologi, cardiologi, pneumologi e neurologi dell'Istituto Oxologico Italiano, per la prima volta in Italia si proponeva di effettuare in un gruppo di individui sani, normopeso, una batteria di analisi delle modificazioni indotte dallo stato ipossico a livello degli esami del sangue, degli ormoni coinvolti nella regolazione della fame e della sazietà, degli ormoni implicati nella regolazione della risposta allo stress e nella regolazione del sonno, del metabolismo basale e durante lo sforzo, della funzione cardiaca basale e sotto sforzo e di quella muscolare, della funzione respiratoria e sotto sforzo e, infine, dell'attività cerebrale respiratoria cardiaca durante il sonno o polisonnografia. In pratica, come reagisca il corpo umano in condizioni di ipossia acuta nell'arco delle 24 ore. Il nostro scopo è uno scopo di valutare la risposta degli individui sani a una condizione che per alcuni invece è una situazione patologica, cioè la mancanza di ossigeno. Esistono tante patologie che determinano questo, la cardiopatia, le bronchiti, l'obesità. Il nostro scopo qual era? Era quello di prendere dei soggetti sani, soggetti che fanno anche montagna e soggetti che non sono mai saliti a questa quota, e fare delle valutazioni, cioè dei test
notturni, diurni, prelievi ematici, test da sforzo, valutazione della capacità di adattarsi, cioè l'equilibrio, e raccogliere questi dati per poter confrontarli poi con soggetti invece che sono ammalati. Tu fai conto che noi stiamo qui una settimana, 10 giorni per fare questo studio, i gruppi che si fermano qui stanno 5 giorni, fanno questi studi, scendono e tornano a una situazione normale. Chi è ipossico, cioè chi è malato, vive costantemente questa situazione e logicamente aumenta il rischio di patologie cardiocircolatorie, l'arteriosclerosi. Pertanto il nostro scopo è questo, cioè non è uno studio di fisiopatologia ad alta quota, che ormai li fanno e si conosce abbastanza bene l'adattamento dell'individuo alla quota, cioè l'alpinista o chi lavora a queste quote. Si conosce invece pochissimo, o molto, ancora molto poco, di quello che è l'adattamento all'ipossia di soggetti normali, cioè soggetti ammalati che però sono ipossici e nella loro quotidianità devono vivere questo problema, che è la mancanza di ossigeno ai tessuti, al cervello, al cuore, e che dà poi tutti i problemi che hanno questi soggetti ammalati. Il nostro scopo dell'interesse è soprattutto l'ipertensione, la regolazione del sistema cardiovascolare, regolazione nervosa del sistema nervoso autonomo. Questo apparecchio qua, che è PortaPress, serve per monitorare la pressione, anche l'onda della pressione in modo continuo, battito a battito, dal sensore che mettiamo sul dito. E qui si vede la traccia, questa è l'onda della pressione, sotto facciamo anche il monitoraggio del respiro. Da questi dati riusciamo a ricavare certe informazioni sul bilancio dei due sistemi che controllano il sistema cardiovascolare, il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Qui questo che aspettiamo è che probabilmente si vedrà un certo sbilancio verso la predominazione del sistema simpatico. Neurofisiologici di conduzione nervosa periferica, di conduzione nervosa periferica e centrale, come stiamo facendo in questo momento, mediante un'elettroneurografia di superficie standard. Quindi con questo esame si vanno a dare degli impulsi su due punti di un nervo, registrando da un ventre muscolare con elettrodi di superficie, come si può vedere su questo soggetto, e si fanno gli stimoli su punti diversi. Avremo una risposta che viene registrata, una risposta in questo caso motoria. La differenza della velocità calcolata sulla lunghezza tra i due punti delle risposte che abbiamo, ci dà questo parametro di velocità. La stessa cosa viene poi fatta non dando uno stimolo elettrico, ma dando uno stimolo magnetico a livello della corteccia cerebrale e del midollo, dove in entrambi i casi abbiamo una risposta tipo motorio, no? Il tempo di conduzione motoria, che con questo esame, un esame di conduzione periferica, con quell'altro esame ci dà anche l'esame la conduzione motoria centrale. In quota si è visto che l'esposizione perlomeno a un ambiente ipossico ipobarico dà un allungamento di quelli che sono un rallentamento della conduzione, soprattutto sulle fibre motorie. Quindi noi ci aspettiamo un allungamento delle latenze distali, un rallentamento della conduzione, la velocità di conduzione motoria massima, periferica sicuramente, centrale non lo sappiamo perché la letteratura non ci dà dati in merito.
e poi soprattutto sulle conduzioni sensitive. Per lo studio delle conduzioni sensitive, delle sensibilità, poi abbiamo anche utilizzato un altro strumento che ci dà una valutazione computerizzata quantitativa della soglia di percezione del soggetto a diverse sensibilità: la sensibilità termica, quindi al caldo e al freddo, la soglia di percezione al dolore, dolore per uno stimolo caldo e dolore per uno stimolo freddo, e poi una soglia di sensibilità allo stimolo vibratorio. Questo ci permette in qualche modo di vedere la risposta, la reazione all'ipossia. Ogni momento alla Capanna Margherita è stato sfruttato appieno dal gruppo di ricercatori. Le analisi e le indagini strumentali proseguono intensamente anche di notte. E al rientro in pianura è iniziato un altro lavoro: l'analisi dei dati raccolti, il confronto con quanto si conosceva e la compilazione di articoli da sottoporre alle riviste scientifiche. Si aggiunge così un altro tassello alla conoscenza del nostro corpo e ai meccanismi alla base delle malattie. E ancora una volta dalle montagne dell'Ossola ci trasferiamo in riva al Lago Maggiore, e per la precisione al canneto di Fondotoce, per un documentario dei primi anni 2000 sulla migrazione degli uccelli. Vediamo. L'alba sul Lago Maggiore, un momento magico, quando i primi chiarori sconfiggono la notte e si delinea in tutto il suo splendore il paesaggio armonico del Golfo Borromeo, un tenue confine tra terra e cielo, acqua e mondo, storia e natura. Qui si trova la riserva naturale di Fondotoce, un vasto ambiente umido dove gli uomini studiano le rotte migratorie degli uccelli. La riserva naturale di Fondotoce, istituita nel 1990 dalla Regione Piemonte, su una superficie di circa 365 ettari, tutela il più grande lembo di canneto rimasto lungo la sponda occidentale del Lago Maggiore. Situata alla foce del fiume Toce, dove questi, percorsa la Val d'Ossola, ha formato nei secoli una vasta pianura alluvionale, la riserva è una tipica zona umida relittuale
in un'area di intenso insediamento umano. A sud vi sono i palazzi signorili con i ricchi giardini all'italiana delle isole Borromee, tra Stresa e Verbania, luoghi di richiamo del turismo mondiale. A nord, le selvagge foreste della Val Grande, l'area wilderness più grande delle Alpi. Questi ambienti umidi sono ricchi e preziosi, anche per la drastica riduzione che hanno subito a causa degli interventi umani. A Fondo Toce, l'ambiente più caratteristico è costituito dal canneto, formato quasi esclusivamente da cannuccia di palude. Nonostante il grande disturbo antropico che si manifesta ai suoi margini, esso conserva un alto grado di biodiversità ed è frequentato da animali di ogni classe. Tra le specie vegetali presenti, vi è una varietà endemica di castagna d'acqua, una pianta che forma un unico popolamento vegetale alla foce del canale tra il lago di Mergozzo e il lago Maggiore. Il canneto è un'area fondamentale per la riproduzione di molte specie di pesci del lago e costituisce soprattutto un habitat ideale per la nidificazione, lo svernamento o la sosta di numerosissime specie di uccelli. Il canneto svolge anche un'azione depurante sulle acque. Le piante assorbono e concentrano molte delle sostanze inquinanti che vi si trovano disciolte. Un filtro verde per tutto il Verbano. La riserva di Fondo Toce copre una superficie di circa 365 ettari alla foce del fiume Toce e nasce come stralcio di un originario progetto di parco, purtroppo poi accantonato, che comprendeva anche il lago di Mergozzo e il Monte Orfano, in un insieme paesaggistico quindi di raro fascino. Benché piccola, questa riserva ha un'importanza strategica per almeno due ragioni fondamentali. La prima è che, insieme alla riserva di Dormelletto, pure gestita dal nostro ente parchi, tutela l'ultimo lembo di canneto rimasto sulla sponda occidentale del Lago Maggiore. E il canneto, come ormai ben si sa, è, dal punto di vista ecologico, uno degli ambienti in assoluto più preziosi e importanti. Il secondo motivo è che, essendo il contesto nel quale si trova la riserva molto antropizzato e per certi versi degradato, gestire un'area protetta qui significa accettare una sfida di tutta attualità, quella di invertire la rotta rispetto ad un uso del territorio per troppo tempo dettato soltanto da mire speculative e dall'ignoranza dei valori in gioco. Il riordino generale dell'ambiente, quindi, che rimane uno dei compiti più importanti degli enti parco, diventa un obiettivo fondamentale del nostro lavoro. A partire dalla primavera, i turisti, soprattutto tedeschi e olandesi, popolano i campeggi del Lago Maggiore. Una migrazione pacifica di uomini alla ricerca di serenità e riposo. I sentieri segnalati li portano alla scoperta di angoli di natura nascosta. Con loro, prima di loro e da sempre, arrivano gli uccelli migratori. Il canneto di Fondo Toce è di grande importanza dal punto di vista ornitologico, in quanto è strategicamente situato all'imbocco della Val d'Ossola, lungo una delle principali vie migratorie tra l'Africa e il Nord Europa. A tutt'oggi sono state censite oltre 130 specie di uccelli, tra nidificanti, svernanti e di passo. Il canneto è importante per la nidificazione di specie come la cannaiola, strettamente legate a questo habitat, e risulta fondamentale come possibilità di sosta durante le migrazioni. In primavera e in autunno è possibile osservare il passaggio di stormi talvolta appartenenti a specie poco frequenti nel panorama faunistico della regione, come la beccaccia di mare, la schiribilla e l'airone bianco maggiore. Durante la stagione invernale, il canneto rappresenta un rifugio ideale per molte specie di uccelli, che al sopraggiungere della bella stagione migreranno nuovamente
verso l'Europa settentrionale. Per studiare le popolazioni di uccelli durante il loro spostamento tra i quartieri di svernamento e di nidificazione, la Riserva Naturale di Fondotoce ha organizzato un centro di inanellamento, dotato di una passerella galleggiante posta all'interno del canneto, su cui vengono posati 300 metri di reti da cattura appositamente studiate per non causare danni agli esemplari intrappolati. Il galleggiamento della passerella è imposto dalle caratteristiche del Lago Maggiore. In alcuni periodi di studio, infatti, il lago passa da un regime di secca ad uno di piena, con variazioni di livello elevate. La passerella deve resistere anche alle periodiche esondazioni del lago, come nel caso della disastrosa alluvione dell'ottobre 2000. L'attività di inanellamento scientifico, praticata da più di 100 anni in tutto il mondo, comporta una prima fase relativa alla cattura, che si effettua tramite reti appositamente realizzate per non causare alcun danno agli uccelli intrappolati. I ricercatori, ogni ora, percorrono la passerella per estrarre dalle reti gli esemplari, che vengono riposti ognuno in un sacchetto di tela e portati al vicino centro studi, dove vengono effettuate le operazioni di misurazione ed inanellamento. In questa seconda fase, di ogni animale vengono rilevati specie, età e sesso. Vengono effettuate alcune misurazioni biometriche, quali la lunghezza dell'ala, del becco e del tarso. Vengono valutati l'accumulo di grasso sottocutaneo e lo stato dei muscoli pettorali. E infine, dopo la pesatura e la posizione dell'anello sulla zampa, ogni individuo viene liberato. Tutti i dati vengono registrati su apposite schede, informatizzati e trasmessi all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La ricattura di un uccello inanellato, o comunque il suo ritrovamento, permette di sapere molto della sua vita ed in particolare dei suoi spostamenti. Si possono così conoscere le rotte di migrazione ed identificare le aree di sosta, fornendo informazioni importanti per la pianificazione di sistemi integrati di aree protette per le singole specie. La stazione di Fondotoce si colloca nell'ambito di una vasta rete di centri di cattura e in inanellamento, a copertura delle rotte di migrazione a partire dal nord Europa fino alle regioni sud-sahariane dell'Africa. Il centro, operativo prevalentemente in aprile-maggio e in agosto-settembre-ottobre, agisce in stretto collegamento con la Riserva Naturale Svizzera delle Bolle di Magadino, in Canton Ticino. Tramite l'attività di coordinamento svolta dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in Italia e dal EURING in Europa, si possono conoscere date e località in cui gli uccelli sono stati inanellati e tutte le informazioni raccolte, in modo tale da poter valutare rotte e tempi di spostamento. Presso l'ente parchi del Lago Maggiore, lo studio delle migrazioni mediante cattura e inanellamento degli uccelli in vari periodi dell'anno è effettuato fin dal 1986. Nell'anno 2001, il primo utilizzo della passerella galleggiante, sono stati inanellati oltre 15.000 uccelli, appartenenti a 78 specie. Di questi, 58 erano stati precedentemente inanellati in Svizzera, Regno Unito, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Svezia, Finlandia ed altre stazioni italiane. Una percentuale, quella delle cosiddette ricatture straniere, decisamente più elevata rispetto agli altri centri operanti sul territorio nazionale, a testimonianza dell'importante ruolo che la Riserva di Fondotoce riveste nel panorama italiano ed internazionale.
pendolino, piccolo passeriforme del peso di 10 grammi, inanellato in Lituania, è stato ripreso a fondo Toce dopo 2 mesi e dopo un volo di 580 km. Il pendolino, come gli altri uccelli migratori, percorre questo tragitto 2 volte l'anno, in primavera e in autunno. L'EURIN, che è l'organismo che coordina l'attività di inallenamento scientifico a livello europeo, ha lanciato nel 1994 un progetto di studio delle popolazioni di rondini del nostro continente per valutarne lo stato di conservazione. La ricerca si incentra su 2 differenti aspetti della biologia delle rondini. Una prima fase si prefigge l'obiettivo di monitorarne il ciclo riproduttivo tramite il censimento, la rilevazione delle caratteristiche dei nidi e lo studio delle nidiate, registrando i tassi di natalità ed inanellando tutti i nidiacei. La seconda fase riguarda invece lo studio del comportamento di questa specie durante il periodo premigratorio in estate e autunno. Le rondini in questo periodo si concentrano in aree idonee costituite principalmente dai canneti, dove effettuano l'ingrassamento necessario per intraprendere il lungo volo di trasferimento verso i quartieri di svernamento in Africa. In queste aree, a sera, è possibile osservare anche centinaia di migliaia di rondini in volo a caccia di moscerini e zanzare prima di posarsi tra le canne dove passano la notte. Lo studio prevede la cattura e l'inanellamento degli esemplari per valutare gli stati di accrescimento di grasso e peso e gli spostamenti dei singoli individui tra i differenti dormitori. L'ente parchi del Lago Maggiore ha aderito fin dall'inizio a questa iniziativa monitorando le popolazioni di rondini nidificanti nel parco naturale dei lagoni di Mercurago e nella riserva speciale dei canneti di Dormelletto e studiando il dormitorio della riserva di Fondo Toce. Il centro studi sulle migrazioni di Fondo Toce ha un valore sociale non solo come centro di ricerca scientifica, ma anche di divulgazione naturalistica e di tutela ambientale. Alle attività dei ricercatori è affiancato un programma didattico sull'ornitologia, a disposizione delle scuole e del pubblico. Una grande aula all'aperto, dove studiare la natura e conoscere un ambiente tanto fragile quanto prezioso. L'ente parchi del Lago Maggiore ha sempre creduto nel valore del proprio ruolo nel campo dell'educazione e ha speso molto negli anni, soprattutto in termini di formazione del personale, per fornire alle scuole e agli operatori del settore un servizio di qualità, a partire dalla considerazione che accompagnare non è solo portare a spasso e conoscere non è solo sapere. In autunno i campeggi si svuotano e i turisti tornano al lavoro nei luoghi di residenza invernali. Con loro, prima di loro e da sempre, partono gli uccelli migratori, diretti ai quartieri di svernamento in Africa. Torneranno, come i turisti, la prossima primavera e troveranno, nella riserva naturale di Fondo Toce, un luogo sicuro dove riposare e nutrirsi prima di riprendere il volo. Alti e liberi nel cielo, come a volte vorrebbero, ma non possono, fare gli uomini. Bene, con questo è tutto, vi ricordo gli appuntamenti con la nostra storia, il mercoledì alle 20.35 e lunedì alle 18.40, che potete sempre scriverci, come ho già detto tante volte, alcuni lo hanno anche fatto, all'indirizzo marcello.perugini@alice.it. Ci interessano anche le vostre considerazioni, i vostri pareri sulla nostra trasmissione. Grazie dell'attenzione e buonasera.